Eccoci qua, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Voglio subito ricordarvi, ragazzi, mettete i like a tutti i video, per favore. Il like a voi non costa nulla, per il canale è importantissimo. Ne va della visibilità del progetto del canale, perché è un canale che ha un progetto, come il nostro Milan ha un progetto a lungo corso, anche questo canale ha un progetto a lungo corso e il vostro aiuto è uno solo, ragazzi. I vostri, anzi, sono due. Per aiutarci dovete commentare dandoci spunti per i video e mettere un like. Quindi, ragazzi, mettete like, mettete like, mettete like, mettete like. Sfondate sto cazzo di pollice in su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. Sfondatelo, ragazzi. Nel video parleremo della conferenza di Giroud, parleremo della mentalità di Olly Giroud e la mentalità di questo Milan. Ragazzi, ci saranno delle notizie di mercato perché probabilmente Olly Giroud chiama Hakim Ziyech. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero, vai col video, ciao. Sempre inizio stagione, interista, fai lo spaccone, lo scudetto, la Coppa Campioni, sono sogni per voi coglioni, interista diventi pazzo, sono 10 anni che non vinci un cazzo, trasferta è troppo lontano, non ti muovi mai da Milano, non cantate, non caricate, ma allo stadio che cazzo fate? Puoi gridarlo finché vuoi, ma Milano siamo noi. Oh, luglio, agosto, interista, sogna sotto l'ombrellone, tricolore, coppe varie, ma settembre il campionato inizierà. È come l'anno scorso e come l'anno prima. Il nostro chiacchierone continuerà a sognare quel tricolore che non vincerà. Luglia, lo sento il secondo verde, ai 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 ai, stasera pieno di merda, ai 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 ai, conigli alza la voce, scappa veloce, vuoi far ultra, poi bla bla bla. Lo sento il secondo verde, ai 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 ai, stasera pieno di merda, ai 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 ai, conigli alza la voce, scappa veloce, vuoi far ultra, poi bla bla bla. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il Tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione passione maglie, cliccate sul link, andate su Instagram. Parlate in privato con Francesco, codice sconto Tring per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Ragazzi, scusate, mi ero andato un attimino in apnea. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti. È appena finita la conferenza di presentazione di Olly Giroud. Olly Giroud, che dire, un uomo concreto, un uomo concreto, un uomo concreto. Lo ripeto perché voglio che vi entri in testa, perché questi sono i giocatori di cui ha bisogno la nostra squadra. La nostra squadra è una squadra formata da ragazzi molto giovani che hanno bisogno di qualcuno che dia loro una direzione, di qualcuno che tolga loro la pressione, che tolga loro tante difficoltà che difficilmente potrebbero affrontare da soli. Ragazzi, quest'uomo, Olly Giroud, è l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. Abbiamo visto tutti l'importanza di Zlatan Ibrahimovic, un giocatore, un uomo che ha portato tranquillità all'ambiente, che ha portato consapevolezza all'ambiente, che ha portato tante cose al Milan da quando è arrivato. Ecco, con Olly Giroud questo viene amplificato. Olly Giroud nella sua conferenza tocca molti punti, soprattutto fa capire di aver scelto il Milan perché aveva capito che la sua esperienza in Premier League al Chelsea era un po' finita, aveva bisogno di sentirsi parte importante di un progetto e Paolo Maldini, che comunque ha corteggiato Olly Giroud per diverso tempo, e quindi Olly Giroud si è sentito subito importante per questo Milan. Il Milan ha scelto Olly Giroud, è stata una scelta
molto intelligente quella di Paolo Maldini di puntare tutto su un giocatore di esperienza come Olivier Giroud, di un giocatore che ha vinto tanto come Olivier Giroud, per portare quell'esperienza di un giocatore così importante ai ragazzi più giovani. Oli tocca molti punti, come vi dicevo, ha fatto al principio subito fatto capire a tutti che non crede alla scaramanzia, crede che un giocatore forte non debba pensare al fatto al numero che porta sulla maglia, sicuramente il fatto delle dicerie che si hanno sulla numero 9 del Milan non lo toccano minimamente, è consapevole della sua forza, sa quanto vale e sa ed è consapevole dell'importanza del progetto Milan. E ragazzi, questa è una cosa molto molto importante perché ci fa capire e soprattutto mette a tacere molte voci riguardo al progetto di questo Milan. Ragazzi, se un giocatore importante come Olly Giroud sposa a pieno un progetto come quello del Milan, vuol dire che questo Milan ha un progetto prima di tutto, ma soprattutto ha un progetto molto molto importante. Ragazzi, l'obiettivo del Milan quando va a prendere questi giocatori è proprio perché sa ed è consapevole di essere una squadra in costruzione, ma che già oggi è pronta a fare il salto di qualità. E io sono convinto che, come ve l'ho già detto tante volte, Olivier Giroud fa fare un salto di qualità al Milan molto molto importante, sia a livello tattico, tecnico, ma soprattutto a livello mentale. Ragazzi, avere in squadra e allenarsi insieme a due giocatori del calibro di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud è stimolante per tutti gli altri giocatori. Ve l'ho detto stamattina, i focus che arrivano da Milanello sono quelli, ci dicono che Olivier Giroud è già entrato a pieno nel gruppo, è un giocatore che probabilmente, anzi sicuramente ha un carattere molto diverso da quello di Zlatan Ibrahimovic. Sapete, Zlatan Ibrahimovic è un uomo molto irruento, è un uomo che ha nell'irruenza e nella forza mentale la sua arma migliore, mentre invece Olly Giroud è un uomo molto più pacato, molto più tranquillo, ma che alla stessa maniera di Zlatan Ibrahimovic riesce a instaurare con i compagni un rapporto tale da farsi per così tale da farsi seguire da tutti. È un giocatore che, come vi dico, da Milanello ci dicono che lotta su ogni pallone, vuole che gli altri giocatori lottino su ogni pallone. È un giocatore che quando mette gli scarpini cambia completamente il suo sguardo, è un giocatore che ha gli occhi della tigre, è un giocatore che ha il fuoco negli occhi, è un giocatore che alza il livello, ragazzi, non ce n'è, questi giocatori alzano il livello e lo alzano in maniera esponenziale, soprattutto quando la squadra è formata da ragazzi così giovani. Io stamattina, quando vi facevo il discorso sui ragazzi giovani e su come mi fa arrabbiare che certi ragazzotti di 18, 19, 20 anni siano così cattivi nei confronti di questi ragazzi così giovani, è proprio per farvi capire che una squadra di ragazzi così giovani ha bisogno della guida, e questa guida è sicuramente quella di Zlatan Ibrahimovic, di Olivier Giroud e di Stefano Pioli. Questi sono i tre giocatori che guideranno il nostro Milan all'arrembaggio, ma soprattutto alla conquista di titoli. Io, ragazzi, ve lo dico da un po', io sono convinto che questo Milan sia pronto per vincere. In Italia è pronto per vincere questo Milan. A questo Milan mancava veramente poco per essere di fianco agli altri. E Olivier Giroud già da solo ci dà quel poco che ci mancava. Ragazzi, Olly Giroud dà quel poco che mancava al Milan per coprire il gap, perché ragazzi, nella scorsa stagione è un dato di fatto che questo Milan, se avesse avuto un attaccante che faceva gol in tutta la stagione, un attaccante, non dico da 20 gol a stagione, ma un attaccante continuo, un attaccante che a ogni partita assicurava il peso specifico all'interno dell'area,
Questo Milan probabilmente avrebbe potuto fare qualcosa in più già nella scorsa stagione. Che è vero, è stata una stagione anomala per tante cose, ma è stata la stagione in cui che ha detto che il Milan il gap con le altre l'ha praticamente colmato. E come vi stavo dicendo, il solo Giroud, secondo me, ci porta ad essere alla pari con gli altri. Poi sicuramente questo Milan ha bisogno di altri innesti e vi dico sì che quasi sicuramente 3-4 giocatori da qua alla fine di agosto arriveranno. Il Milan è forte su alcuni giocatori o perlomeno sa bene quello che vuole. Ad oggi Giroud a un certo punto è stata fatta una domanda su Ziyech, una domanda un po' trabocchetto che Oli Giroud non ha deviato. A Oli Giroud dice che piacerebbe giocare insieme a Ziyech e questo potrebbe essere un indizio. Io penso che Ziyech e Giroud possano aver parlato di qualcosa e se Giroud fa certe dichiarazioni è perché probabilmente il Milan è veramente interessato a Ziyech. Quindi attenzione, ma come vi dico già da un po' di tempo, attenzione a questo giocatore che potrebbe essere la prima scelta del Milan. Questo giocatore potrebbe diventare o potrebbe già essere la prima scelta del Milan e in base a quello che ha dichiarato Giroud, potremmo anche iniziare a sperarci un po' di più in questo giocatore. Questo giocatore, un giocatore come Ziyech, con davanti Ibra o Giroud o Ibra e Giroud insieme, perché attenzione, Giroud ha dichiarato un'altra cosa. I due si sentono di poter giocare insieme, non sono uno l'alternativa dell'altra, ma sono due giocatori complementari, due giocatori che hanno caratteristiche diverse, che possono sposarsi bene. E ragazzi, avere in campo Giroud e Zlatan Ibrahimovic probabilmente può rendere l'attacco del Milan uno dei migliori in Italia, ma probabilmente anche uno dei migliori in Europa. Io penso che, come dice anche il giocatore, se questa funziona bene, di conseguenza anche le gambe funzionano bene. E ho visto un Giroud molto concentrato, un Giroud molto determinato, un Giroud che ha la mentalità del giocatore, del grande giocatore, un giocatore che ha vinto tanto, ma che ha ancora fame di vincere. Quindi io veramente sono molto molto contento che il Milan abbia puntato tutto su questo giocatore, piuttosto che andare a prendere un giocatore giovane sul quale bisognava comunque lavorarci, bisognava aspettarlo. Io sono convinto che Olivier Giroud, e l'ha già dimostrato, ragazzi, Olivier Giroud è arrivato al Milan, ha messo sulle scarpe e ha fatto gol. Io penso che il campionato, qualcuno gli ha chiesto a Giroud quali sono i suoi obiettivi personali di andare in doppia cifra, di fare più di 10 gol. Ragazzi, io penso che un giocatore del calibro di Ziyech non bisogna chiedergli se vuole fare più di 10 gol. L'obiettivo di Olly Giroud sarà quello di fare più gol possibili, che è quello che ha risposto lui. Come si fa a chiedere a un giocatore del calibro di Giroud di se può fare più di 10 gol? Ragazzi, Olly Giroud faceva 10 gol in squadre dove giocava la metà dei minuti che probabilmente giocherà al Milan. Ragazzi, perché è un dato di fatto che fisicamente Olly Giroud probabilmente riuscirà a fare più partite anche rispetto a Zlatan Ibrahimovic. Però attenzione, perché l'importanza di Olly Giroud secondo me è anche un'altra. Nella scorsa stagione Ibrahimovic si è infortunato tanto perché ha dovuto giocare troppo. Ma con un giocatore come Giroud, che a livello fisico è impressionante, ragazzi, perché veramente io l'ho visto da abbastanza vicino e vi dico che Olly Giroud è una montagna di Cristiano, cioè è alto più di 1,90, è un giocatore che fisicamente è possente ed è un giocatore, ragazzi, allo stesso modo di Ibra. Olivier Giroud è un attaccante che ti porta via almeno due difensori, perché per marcare un giocatore del genere serve la difesa, un difensore forte, ma serve più di un difensore forte, perché questo è capace a fare gol, è capace a portare via l'uomo, ha il senso della posizione, ha il senso ha l'intelligenza, perché attenzione ragazzi, un discorso che facevamo io e lo zio Peter, che vi avevo già fatto e che vi ripeto. Ragazzi, io penso che giocatori come Ibrahimovic, Olivier Giroud,
e Benzema abbiano un'intelligenza tattica che in pochi hanno, che in veramente pochi hanno. Quindi stiamo parlando di un giocatore che secondo me risulterà fondamentale nella stagione del Milan. Giroud chiama Ziyech? Probabilmente sì, io vi do Ziyech come sempre, ve lo do come primo obiettivo di mercato del Milan. Probabilmente lo stesso Giroud si fa scappare una parola in più di quella che doveva dire, perché probabilmente Oli Giroud, avendo giocato con Ziyech, potrebbe comunque saperne qualcosa in più di tutti quanti, e probabilmente potrebbe anche essere che Oli Giroud ha sentito Ziyech e che Ziyech abbia detto a Giroud: tra poco ci vediamo. Io sono convinto, ragazzi, che il Milan l'offerta per Ziyech la farà e sarà un'offerta importante, perché il Milan vuole questo giocatore. E comunque, se non arriverà un giocatore, se non arriverà Ziyech, arriverà un giocatore molto simile a Ziyech. Il Milan sta cercando questo, sta cercando un giocatore funzionale, un giocatore duttile, un giocatore che può fare, che fa bene le due fasi, che fa bene i due ruoli, un giocatore importante, un giocatore che porta gol, che salta l'uomo, che porta intelligenza tattica. Ragazzi, avere sulla tre quarti Leao, Rebic, Brahim Diaz o Iličić e Ziyech o al posto di Selemaker o Castillejo, ragazzi, vuol dire portare al Milan grande, grande qualità. Avere un Milan che ha la qualità come base più importante di tutte. Ragazzi, quindi non ci scervelliamo, smettiamo di parlare dei vari Isco, dei vari trequartisti poco funzionali. Iniziamo veramente a cercare di capire che al Milan arriverà probabilmente un'alternativa low cost a Brahim Diaz, che potrebbe essere Iličić, ma sicuramente arriverà un giocatore di grande livello sulla destra. In più, ragazzi, ditemi quello che volete, è vero, abbiamo due giocatori grandi di età, ma abbiamo due giocatori grandissimi sotto il profilo tecnico, sotto il profilo tattico e sotto il profilo mentale. Siamo una squadra che già oggi è più forte della scorsa stagione. La scorsa stagione non avevamo Sandro Tonali di proprietà, all'inizio della scorsa stagione non avevamo Tomori di proprietà, all'inizio della scorsa stagione non avevamo Giroud. E all'inizio della scorsa stagione i nostri giocatori non avevano un anno in più di gruppo. Quindi attenzione a questo Milan. Ragazzi, ve lo dico sempre, tutti in un'unica direzione, la direzione Milan. E cosa vuol dire la direzione Milan? Voler vincere, perché siamo i tifosi del Milan e noi vogliamo vincere. Quindi fuori dalle palle tutti i pessimisti, tutti quei tifosi che remano al contrario, via tutti, non vi vogliamo, non vi vogliamo, lontana la diffidenza, lontano il portar male, lontano il pessimismo che porta solo cattivi pensieri ai tifosi che oggi devono essere ottimisti, entusiasti, perché al Milan oggi ci sono già dei grandissimi giocatori, il Milan si sta costruendo, il Milan sta tornando, e se oggi, e sapete cosa ci fa capire che stiamo tornando e che siamo e facciamo paura a tutti? Il fatto che tutti parlino di noi, tutti parlano del Milan, quindi vuol dire che mettiamo paura a tutti, la gente, le altre squadre ci temono e noi, ragazzi, diventeremo non la sorpresa, perché il Milan non può essere una sorpresa, ma saremo fra le squadre da battere in questa stagione, ragazzi, in Italia e in Europa. Ragazzi, vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso-nero. Ciao.